portare a compimento. Infatti la Bibbia dice: se farai così, allora riceverai. Oggi non è più così. Oggi noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E quello che vi voglio dire è che il nemico proverà sempre a portarci o a riportarci ad un sistema di vecchio patto. Il sistema di vecchio patto, qualcuno dice, ma che cosa è? Il sistema del vecchio patto era un paese, o per meglio dire una nazione, Israele. Era una città, Gerusalemme, ed era un tempio, il tempio di Gerusalemme. E nell'antico patto Dio era lì, Dio era in Israele, Dio era in Gerusalemme, nel tempio di Gerusalemme, dove c'era l'arca del patto. Ma oggi Dio non è più in quel posto perché Dio vive nel tuo cuore. Se tu vuoi andare a cercare Dio, ti do una buona notizia: risparmia i soldi per andare a Gerusalemme, perché Dio vive nel tuo cuore. Amen. Ok? Ma noi dobbiamo comprendere che a quel tempo Dio viveva in quel luogo. Lui non si manifestava da nessun'altra parte, anche se lui è onnisciente, cioè è dappertutto, però lui si manifestava soltanto nel tempo. Va bene? Mentre nel nuovo patto Dio è ovunque. Noi vediamo la gloria di Dio da tutte le parti. Se voi andate in un posto meraviglioso, voi potete vedere la gloria di Dio. Anche un bellissimo panorama ci può parlare della grandezza di Dio. Noi possiamo vedere Dio in ogni luogo. Oggi Dio è nel suo popolo, che non è il popolo di Israele. Oggi siamo noi, la nuova creazione in Cristo Gesù, noi siamo il popolo di Dio, il popolo che Lui ha scelto, ok? Noi siamo il tempio di Dio. Dio non è più relegato in un tempio fatto di mani, in un tempio fatto di pietre o in una chiesa, ma tu sei il tempio di Dio, tu sei la casa di Dio. Amen. Tu sei il posto, il luogo di dimora di Dio. Noi siamo diventati i templi del Signore, siamo i posti di dimora nello Spirito. Tu sei una casa spirituale. Ieri stavo predicando dicendo che noi siamo delle case di preghiera. Amen. E dovunque c'è una vera adorazione, noi vediamo anche che c'è un grande rilascio di una dimensione di autorità che è la caratteristica del regno di Dio. Una delle caratteristiche principali del regno di Dio è autorità. E dove c'è adorazione, c'è un rilascio di autorità. Più adori Dio, non vi sto dicendo che Dio va adorato solo in chiesa, tu devi adorare continuamente Dio. Cosa ti ho detto? Tu sei una casa di preghiera, una casa di adorazione. Tu continuamente puoi adorare Dio e sai qual è la bella notizia? Più adori Dio, più c'è un rilascio di autorità spirituale nella tua vita, perché l'autorità spirituale è una caratteristica del regno di Dio. Amen. Ma siccome Dio sta rilasciando continuamente questa autorità sopra di te, Chiesa, e Dio sta rilasciando non solo autorità, ma anche potenza, perché Dio ci sta equipaggiando con autorità e potenza,
Allora, il nemico che cosa fa? Lui proverà a rubare alla Chiesa della potenza e dell'autorità. E come lui può rubare questo alla Chiesa? Rendendo la Chiesa uguale a un edificio. Molti credenti oggi vedono la Chiesa come un edificio e non come un tempio umano. Amen. Ok? Questo non è ciò che è la Chiesa. La Chiesa non sono quattro mura. La Chiesa è un popolo che è chiamato a parte, che è stato separato da Dio. Chiesa, ecclesia dal greco, chiamati fuori. Tu sei un popolo che è chiamato fuori, un popolo che è santo perché è separato da Dio. Amen? E questo popolo che è chiamato fuori da Dio è in relazione con Lui ed è in relazione gli uni gli altri nel regno di Dio. Ok? Ma quello che il nemico vuole fare e che purtroppo molte volte riesce nel suo intento è che lui proverà a portare indietro la Chiesa a un sistema di antico patto dove c'è sempre un sacerdote, invece che la Chiesa è formata da sacerdoti. Amen. Amen. Nell'antico patto, voi sapete bene, c'era un solo sacerdote. Oggi, e colgo per fare pubblicità in diretta, noi siamo re e sacerdoti, come ha scritto benissimo l'apostolo Simone, ok? Siamo in diretta. Alleluia. Siamo nel nuovo patto. Non solo sei nel Nuovo Testamento, sei in un patto migliore, ok? Fatto di promesse migliore. E il nuovo patto inizia con la croce. I profeti dell'Antico Testamento hanno parlato al riguardo del nuovo patto che sarebbe dovuto venire, ma fino a quando Gesù non è stato appeso alla croce, il nuovo patto era soltanto un sogno per le persone. Il nuovo patto è un patto che è centrato sul sangue di Gesù. Noi non dobbiamo fare del nuovo patto un'amministrazione migliore di ciò che è stabilito da Mosè, è stabilito dalla legge di Mosè. Noi non siamo più sotto la legge di Mosè. Amen? Amen. Noi non apparteniamo più alla legge. Noi abbiamo un altro tipo di legge nei nostri cuori, che è la legge di Cristo. Io non sono sottomesso alla legge di Mosè, io sono sottomesso alla legge di Cristo. Alleluia, alleluia. Cristo, dice la scrittura, è superiore a Mosè e la legge di Cristo è superiore alla legge di Mosè. Perché? Perché la legge di Cristo è la legge finale di Dio. Amen? Cristo ha ricevuto, dice la scrittura, tutta l'autorità da suo Padre. Perciò la legge di Cristo, la sua legge, è lo standard autorevole per la Chiesa. Non c'è legge più alta o legge migliore. Mosè e Cristo non possono essere assolutamente paragonati e neanche le loro leggi possono essere paragonate fra loro. Prendiamo una scrittura, nel Vangelo di Luca, al capitolo 22, versetto 20. Guardate cosa dice il Signore. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Amen?
Vedete che questo passaggio della scrittura, questo versetto nel Vangelo di Luca, connette l'opera di Gesù sulla croce al nuovo patto. Amen? Lo vedete? Senza la croce noi rimaniamo nell'antico patto. Il nuovo patto è disponibile a motivo del sacrificio di Gesù. Dal momento che la croce di Gesù è il centro di tutta la creazione, non tutte le strade guidano a Dio. Badate bene, solo la via di Gesù guida a Dio. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me, ha detto Gesù. Oggi si fa un tanto parlare, no? Ma tutte le vie portano a Dio, tutte le religioni portano a Dio. No, solo Cristo è la via. Io sono la via, la verità e la vita.